Ciao a tutti e benvenuti su Ideare Casa. Siamo in questa violetta schiera che i nostri clienti hanno appena acquistato. Loro desiderio realizzare una cucina in un certo modo. Dopo un'attenta progettazione e un'accurata scelta dei materiali, ora inizieremo con la ristrutturazione e poi proseguiamo con l'installazione della cucina. La cucina è in fase di montaggio. Eseguiamo ovviamente anche le sagome sui mobili per accogliere i nostri elettrodomestici. Nel pensile la sagoma per la presa del forno a microonde, nella colonna dispensa caldaia la presa per il nostro frigo ed infine zona lavastoviglie e lavello cottura si posizioneranno indietro la base del forno. È stata sagomata per accogliere l'impianto idrico preesistente. La cucina è quasi ultimata. Ultimo step, rilievo delle misure del piano per inserire il quarzo con il suo relativo schienale. Per ciò che riguarda la ristrutturazione, inseriremo un controsoffitto in cartongesso per illuminare tutta la nostra cucina. Abbiamo installato anche il top con lo schienale e l'alzatina. È un top in quarzo, in Silestone grigio e abbiamo realizzato le fresate per lo scivolo dell'acqua nel lavello sotto top. La cucina ha una scocca in tinta antracite e i frontali in tinta perla. Abbiamo inserito all'interno della colonna la caldaia, zona centrale frigo con il congelatore, lavastoviglie, zona cottura con la cappa in vetro, giriamo con l'angolo, cassettiera, base contenitiva e penisola. Il tutto illuminato a LED nella parte alta. Particolarità di questa cucina, la gola, con un taglio di anta a 30 gradi. Per tutte le nostre cucine su misura visitate il sito www.ideerecasa.com e i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video!